ritorniamo sul documento economico e finanziario. Abbiamo invocato poc'anzi la presenza su queste frequenze del senator Mario Baldassarri, e dunque per noi è un piacere potergli dare il buonasera qui su Radio Yes. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera senatore, grazie di aver accolto il nostro invito su Radio Yes. Quest'oggi è arrivato l'ok da parte dell'Aula del Senato, non soltanto al documento economico e finanziario, ma anche e soprattutto a un emendamento che lei ha presentato. Beh, sì, nel senso che il documento economico e finanziario, come abbiamo avuto modo di dire nel dibattito, segna la strada del rigore finanziario, cioè quella dell'azzeramento del deficit nel 2000, in realtà non è proprio il 2013, il vero vero lo faremo nel 2014-15, ma la strada del rigore. Quello che io ho sottolineato e altri colleghi, soprattutto del Terzo Polo, è che il rigore, crescita ed equità o stanno insieme oppure non esistono. Non si può fare il rigore finanziario continuando ad aumentare le tasse, tagliare gli investimenti e lasciare sciaraccare gli sprechi, le ruberie e le corruzioni dentro specifiche voci di spesa pubblica che conosciamo, perché a quel punto la crescita economica va sotto zero e non si raggiunge neanche l'obiettivo di azzeramento del deficit, e da questo punto di vista, facendo pagare le tasse ai soliti tartassati, non si fa neanche equità sociale. E allora abbiamo detto: bene la linea del rigore, però il governo si deve impegnare, e qui l'emendamento che ha accolto il governo e che è passato da parte mia, entro il mese di settembre, non a babbo morto, entro le prossime settimane. Francamente, queste proposte noi di tagli di spesa per sostenere la crescita, dare sgravi fiscali alle famiglie e alle imprese, avviare investimenti a parità di deficit, senza un euro in più di deficit, l'avevamo fatta un mese fa nel decreto fiscale. In quell'occasione il governo, PD e PDL hanno detto che non era opportuno farlo in quel provvedimento. Ebbene, ma facciamolo nelle prossime settimane, anche perché qui stiamo entrando in una situazione di crisi vera. Quest'anno il reddito diminuisce, la disoccupazione aumenta e noi rischiamo, l'ho detto in aula. L'anno scorso abbiamo visto tutti in televisione la primavera araba nella sponda sud del Mediterraneo. In autunno rischiamo di vedere l'autunno europeo nella sponda nord, cioè paesi che sono in difficoltà, che nel caso nostro dell'Italia, parliamo dell'Italia, perché non si ha il coraggio di tagliare 60 miliardi di corruzione e di recuperare in parte i 120 miliardi di evasione. Numeri dateci un mese fa dalla Corte dei Conti, che è un organo costituzionale della Repubblica. Sono numeri che io indico da anni, ma questa volta non è un singolo economista o un singolo senatore a dirlo, è l'organo Corte dei Conti. E allora la politica, se non vuole essere travolta dalla demagogia dell'antipolitica, deve dare risposte alla gente. Ecco, il Premier Monti ha risposto che in ogni caso il pareggio di bilancio non è un obiettivo scontato. Siamo abituati a prendere ormai soltanto le parti, diciamo, negative dei discorsi e delle parole che cogliamo, ma comunque dobbiamo preoccuparci. Ma guardi, un paese come il nostro, che ha un debito pubblico di 2.000 miliardi di euro e paghiamo ogni anno quasi 90-100 miliardi di interessi su questo debito, non può certo permettersi di aggiungere nuovo debito. Quindi l'obiettivo di avere il deficit zero è un obiettivo sacrosanto, però va chiarito il come si persegue quell'obiettivo. Ripeto, se come si è fatto negli ultimi 30 anni, si persegue il deficit zero aumentando le tasse ai tartassati, tagliando a metà, come abbiamo fatto, gli investimenti pubblici infrastrutturali e lasciando dilagare ulteriormente la spesa pubblica, che contiene nelle voci specifiche che ho detto, acquisti, fondi perduti, ex municipalizzate, quello che la Corte dei Conti chiama 60 miliardi di ruberie di euro, beh, allora non andiamo da nessuna parte. Quindi il coraggio è quello di mettere insieme rigore, crescita ed equità, adesso, rapidamente, nelle prossime settimane, tagliando quelle voci di spesa, recuperando le risorse e facendo manovre di sostegno alla crescita e all'occupazione. Io sono per le deduzioni per carichi familiari alle famiglie, per il dimezzamento e poi l'azzeramento dell'IRAP per le imprese, per piani di investimenti infrastrutturali. Chiunque gira in Italia si accorge che siamo indietro 20-30 anni in tutte le nostre infrastrutture. E quindi questo è quello che va fatto, altrimenti credo che la situazione si deteriora, peggiora ulteriormente. I demagoghi cavalcano lo scontento e la vita difficile, vera della gente, ma è demagogia cavalcare lo scontento senza assumere il coraggio di fare proposte e soprattutto di prendere decisioni.
Da parte, diciamo, dell'Europa, quale risposta possiamo aspettarci ora? Ma guardi, io non mi aspetterei nessuna risposta dall'Europa perché queste cose le dovevamo fare noi anni fa, le dobbiamo fare adesso, le dobbiamo fare rapidamente come responsabilità italiana. Semmai fatte queste cose in Italia, dobbiamo avere la forza per andare in Europa e dire Europa svegliati. Scusi se uso il titolo di un mio vecchio libro di 7 anni fa, Europa svegliati, perché l'Europa sta dormendo. E allora in Europa occorrono due riforme molto semplici. Primo, cambiare lo statuto della Banca Centrale Europea, non lasciandola sola con l'obiettivo del controllo di un'inflazione che non c'è, ma affiancare a quell'obiettivo la crescita economica e anche, se permette, l'andamento del cambio dell'euro, perché l'euro, moneta unica, è sacrosanta, ma l'euro apprezzato a 1,40-1,50 è una stupidaggine europea che regala alla Cina e agli Stati Uniti il 50% di competitività. Che non ne hanno bisogno i cinesi, francamente, di guadagnarlo solo per i movimenti della moneta. Se l'euro fosse 1-1 sul dollaro oggi, e poiché i cinesi si sono agganciati al dollaro, l'Europa crescerebbe al 3%, a parità di condizioni strutturali. E l'altro, cambiare il trattato di Maastricht per introdurre una regola più rigorosa e più da adulti, cioè i bilanci pubblici devono avere un avanzo di parte corrente, cioè risparmio pubblico. Poi sugli investimenti, finanziati in parte con quel risparmio pubblico, si può fare indebitamento. Come fa una famiglia normale che per comprarsi una casa prima mette su un gruzzoletto, paga l'anticipo per la casa e poi fa il mutuo? Certo, e poi paga l'IMU sulla casa però. Questo è l'altro problema, che adesso nell'emergenza, nel tracollo dei mercati finanziari, di fronte a quello che stava per succedere tra novembre e dicembre, e anche il governo Monti ha dovuto tamponare e per tamponare ha aumentato le tasse, cioè ha reintrodotto l'IMU sulla prima casa. Ora, se quella manovra poteva essere giustificata in quelle condizioni di emergenza, perché se non fosse stata fatta adesso lei ed io e i nostri ascoltatori non staremmo qui a discutere in questi Sì. termini, l'Italia sarebbe già caduta dentro il baratro. Bene, però una volta evitato il baratro, a quel punto bisogna mettere in piedi le riforme vere. E quella del taglio degli sperperi della spesa pubblica e della lotta all'evasione, io la chiamo da anni la madre di tutte le riforme. Senatore, io approfitto della sua presenza perché ciò che abbiamo registrato, che registrano vari sondaggi nel corso degli ultimi giorni, purtroppo è sempre una crescente sfiducia da parte non soltanto dei cittadini, ma soprattutto della piccola e media impresa, che poi in realtà è la maggior parte dei cittadini, considerando coloro che poi lavorano in queste piccole e medie imprese. Guardi, la piccola e media impresa rappresenta il 95% delle imprese italiane e il 75% dell'occupazione italiana, quindi parliamo dell'Italia quando parliamo della piccola e media impresa. Appunto, sondando questo malessere, questa sfiducia nei confronti da parte degli imprenditori e da parte di poi coloro che ci lavorano, quindi diciamo dell'Italia, l'Europa potrebbe fare qualcosa? Le ho appena detto quello che deve fare l'Europa. Intanto, Cioè. per fortuna che c'è San Mario Martire, cioè il presidente della BCE a Francoforte, che da quando è arrivato ha iniettato 1.000 miliardi di euro di liquidità e questo ha evitato all'intera Europa il tracollo. Però il professor Draghi, che è mio compagno di scuola, che fa il presidente della BCE, non è, lui c'ha solo una mano, quella della liquidità, l'altra, quella dei bilanci pubblici, la devono usare i governi. Le riforme in ogni paese le devono fare i governi e i parlamenti. I tagli alla spesa pubblica, agli sprechi, agli sperperi, li devono fare i governi, non lo può fare la Banca Centrale Europea o altre autorità. L'Europa deve svegliarsi nel senso che anche in Europa c'è un enorme bisogno di infrastrutture, tutte le comunicazioni europee, di investimenti da fare. E invece noi continuiamo con il vecchio patto di Maastricht che ci dice che dobbiamo fare deficit zero senza distinguere se la spesa è dovuta a sperperi, a stipendi, a pensioni o a quant'altro o a investimenti. Certo, in tutto questo c'è qualcuno, qualche economista, mi riferisco, che addirittura è arrivato a paventare la possibilità, dell'istituzione di banche pubbliche di investimento in tutti e 27 gli stati membri dell'Unione Europea. Non servono questi baracconi pubblici di investimento.
serve che la politica faccia con trasparenza il suo mestiere, faccia le politiche di bilancio, le politiche fiscali, le politiche della spesa seria, vera, e non quella delle ruberie, degli sperperi e della evasione fiscale a go-go. Senatore, quindi dobbiamo partire da un presupposto. Sì. Le famiglie, i lavoratori, le imprese, gli impiegati, i pensionati, le piccole e medie imprese hanno ragione. La loro sofferenza è sofferenza reale. Non è che ci dobbiamo nascondere dietro un dito, perché per 3 anni il precedente governo ci aveva raccontato che tutto andava bene, che eravamo fuori dalla crisi e che eravamo meglio della Francia e della Germania. Queste balle non trovano più spazio, non devono trovare più spazio. Però, detto questo, la politica vera, se permette quella un po' con la P maiuscola, deve avere di fronte a queste situazioni gravissime di vita grama per tutti gli italiani il coraggio di dire: signori, ammesso che potevamo permettercelo fino ad oggi di buttare via 60 miliardi o di chiudere tutti gli occhi di fronte a 120 miliardi di evasione, da oggi in poi non ce lo possiamo più permettere. In una settimana prendiamo le decisioni e andiamo come in tutte le famiglie e in tutte le imprese, a budget. Cioè a tutte le amministrazioni pubbliche si dice: in quella voce acquisti di beni e servizi, forniture, consulenze, global service, dove si nascondono quelle ruberie e quegli sperperi, non potete spendere più di tot. È chiaro, è stato molto chiaro, senatore. Noi... E un'ultima precisazione, certo. L'altra, questa voce degli acquisti sono 140 miliardi di euro all'anno, non è che parliamo di bruscolini. E l'altra voce che nasconde queste ruberie sono i cosiddetti fondi perduti, 40 miliardi di euro all'anno distribuiti a pioggia. Allora, invece di dare i fondi perduti, aiutiamo le imprese con il credito d'imposta, così le imprese che ottengono l'aiuto come condizione devono stare sul mercato, esistere, fare gli investimenti, fare le assunzioni, fare l'occupazione, e a bilancio per 4-5 anni gli si può dare il credito d'imposta, allora diventa un sussidio efficace, così come adesso in tutti questi anni è uno sperpero di denaro. Guardi, la somma degli ultimi 25 anni dei fondi perduti che abbiamo erogato in Italia è metà del debito pubblico italiano di oggi. Senza quei fondi sperperati, oggi il debito italiano sarebbe minore di quello tedesco. Ecco, questa è una notizia, insomma, che sicuramente... non è una notizia, sono i dati, i numeri, ecco, basta andare lì appunto... nel sito del Ministero dell'Economia, trova tutti questi numeri, io non me li invento. Sicuramente non fanno piacere, non fa piacere ascoltarlo. No, anzi, senatore, mi fanno molta rabbia, perché dopo 10 anni che uno del mio impegno politico dedicato proprio mirato a queste cose, maggioranza, opposizione, centrodestra, centrosinistra, si è fatto finta di non sapere. Vuol sapere perché? Perché? Perché dentro quei decine e decine di miliardi sperperati, rubati, malversati, ci sono 200-300 mila italiani che ci sguazzano benissimo, a danno di 56 milioni di cittadini normali e di 31 milioni di contribuenti onesti e tartassati. Ecco, magari questo ci mettiamo anche coloro che non arrivano a 1000 euro a fine mese. La politica deve capire che se facesse queste cose, a mio parere, avrebbe molto più consenso tra i 56 milioni di cittadini normali, piuttosto che, perdiamolo il consenso, di quei 200-300 mila farabutti che rubano, malversano, sprecano e poi fanno pure gli evasori fiscali. È stato molto chiaro, senatore, il messaggio è stato lanciato in maniera eccellente, direi, purtroppo. Ma speriamo bene questa volta, credo che la crisi sia talmente grave che forse si riuscirà a trovare qualcuno che ascolti, e soprattutto il governo Monti, che non solo ascolti ma prenda le decisioni con i partiti che devono andare allo scoperto su questi argomenti in Parlamento. Ecco. O le votano queste cose oppure si assumano la responsabilità di non votarle. Speriamo bene, sembra essere diventato un po' il leitmotiv delle ultime interviste. Una volta ma... si diceva: io speriamo che me la cavo. Ecco, il senso mi sa che rimane il medesimo, però appunto. Lanciamo un messaggio di fiducia, soprattutto nei confronti di coloro che sono all'ascolto e di tutti coloro che poi si io trovano in questa situazione. Io sono molto ottimista, perché la situazione rischia di diventare talmente grave che credo un briciolo di responsabilità collettiva debba emergere tra le forze politiche, in Parlamento e anche col governo Monti. Speriamo bene, senatore, grazie. A risentirci, buonasera. Grazie al senatore Mario Baldassarri, presidente della Commissione Finanze del Senato e relatore al decreto fiscale.